Davide Bettella, benvenuto a Pescara. Diciamo che dall'Inter all'Atalanta per la prima volta abbandoni i colori nerazzurri nella tua carriera. Sì, è vero, ero abituato ai colori nerazzurri, però biancazzurro mi è piaciuto subito sin dall'inizio. Prestito fino al 2020 e una scommessa del Pescara e punta forte su Davide Bettella, ha fatto bene? No, io cercherò di dare sempre il massimo, il mio meglio. E ovviamente sta a me dimostrare il mio valore e quanto valgo in campo con le mie prestazioni. Quindi sta solo a me, io sono contento di essere venuto qua, sono contentissimo e adesso tocca a me, la palla ce l'ho io. Ti inserisci in un reparto dove c'è già Gravione, c'è Campagnaro, c'è Perrotta, insomma c'è tanta esperienza e anche tanta forza fisica. Quali sono le caratteristiche di Davide Bettella? No, io come ho detto prima cercherò sempre di rubare, apprendere il meglio da tutti loro. Io come appunto dicevo mi sento forte sull'anticipo, sul colpo di testa, io devo sempre migliorare proprio perché sono giovane, per diventare uno dei difensori più forti c'è solo bisogno di lavoro e costante e di continuità. A darti una mano probabilmente ci sarà anche una colonia atalantina, soprattutto Meligoni che conosci bene qui a Pescara. No, sì, lui mi ha preso subito sotto sua custodia, diciamo, mi ha subito ospitato a casa sua in questi giorni, e è un compagno capitano della nazionale, quindi l'ho sempre visto come un esempio, come una grande promessa, e quindi sia io che lui cercheremo di dare sempre il meglio per poi riuscire a diventare, diciamo, calciatori importanti in futuro. Caldara, Palomino, Mancini, il prossimo sarà Bettella? No, si spera. Io Caldara sfortunatamente non ho avuto la fortuna per giocarci insieme, però è un grandissimo giocatore come si è visto. Gli altri con cui mi sono allenato quest'anno, come ho detto prima, sono tutti difensori che secondo me sono fuori dal comune perché sono fortissimi.